Ciao ragazzi, bentornati sul canale Gaming Now. Cominciamo il gameplay del videogioco Metro 2033. Dunque, spara tutto in prima persona per Xbox 360, ambientato in una Russia post-apocalittica. Allora, il menu iniziale ci mostra appunto opzioni, visione di gioco. Io vi consiglio di giocare questo videogioco, Metro 2033, al buio, con le cuffie, perché è veramente un gioco molto cupo, ambientato principalmente nelle metropolitane, quindi al buio, nella penombra. Un ottimo sparatutto in prima persona da giocare in questo clima, insomma, che aumenta, enfatizza appunto il gameplay di questo videogioco. Vabbè, nuovo gioco. Allora, direi normale. E cominciamo. Prologo. Nella galleria faceva più freddo. Miller e io eravamo ormai vicini alla superficie. Presto saremmo usciti nel vento ululante per farci strada con le armi in pugno tra gli incubi ancora ignoti che ci aspettavano lassù. Il mio lungo viaggio era quasi giunto al termine, ma avrei avuto il coraggio, la volontà di arrivare fino in fondo. Ok, partiamo. Ehi, Artyom, quando hai lasciato la tua casa nella stazione, pensavi mai che saremmo finiti in un posto come questo? Senza sapere se stavamo per salvare il nostro mondo o per spedirlo dritto all'inferno. Stiamo salendo una lunga scalinata. Allora, intanto noi impersoniamo un ragazzo di nome Antyom. Quindi il protagonista è Antyom, un giovane Raggiungere la ragazzo. superficie dovremo attraversare l'avamposto militare, Artyom. Un giovane ragazzo russo. Sento dei movimenti nella stanza accanto. Apri la porta, io ti copro le spalle. Ah, cerchiamo di abituarci un po' ai comandi. Allora, possiamo cambiare col tasto analogico le armi. Apri la porta, ti copro io. Con B mi abbasso, con A salto, con RT attacco, LT pugno, LB guardo l'ora, eh? Perché? A che serve? Guardiamo l'ora, Apri la vabbè. porta, ti copro io. Apriamo la porta. Apri la porta, ti copro io. Qui sotto va tutto in malora. Usa questo sistema per aprire la porta. Artyom, guarda se trovi delle munizioni e dei medikit. Casse, casse, quale casse? Ah, ecco qua. Sei pronto, Artyom? Seguimi. RB per ricaricare. Ok, saliamo. Ci troviamo in una delle metropolitane russe, immagino, che sono appunto l'ambientazione principale di Metro 2033. Allora, lampada, ok. Sembra che non ci sia nessuno. Di gas prima di arrivare in superficie o ti ritroverai a boccheggiare come un pesce fuor d'acqua. Ci siamo quasi. Questo è il teatro Korolev. In molti luoghi, soprattutto in superficie, è indispensabile indossare la maschera antigas. Se ti senti soffocare, premi per indossare la maschera. Per togliere, tieni premuto. Per sapere quanto dureranno i filtri, guarda l'orologio premendo. È Ah, molto ecco qua. vicino alla torre. A cosa serve l'orologio? Ok. Carica l'arma. Dunque, possiamo uscire anche in superficie, quindi Eccoli che arrivano. in alcuni frammenti del gioco. Ok,
Attenzione, arrivano delle bestiacce. Cerchiamo di liberarci. Proviamo a tirare. Tiriamo insieme, Artyom. Sei pronto? Pronto, pronto. Usciamo. Ed eccola qui, Artyom, la nostra meta. Rispondi, Ulmar, rispondi. Passo. Ti sento forte e chiaro, passo. Siamo alla torre, ripeto, siamo alla torre. Gli altri sono usciti? Passo. Affermativo, abbiamo stabilito un contatto. Ma che cazzo ormai dovrebbero ci fare dalle parti della torre. Passo. Ricevuto, ti contatteremo di nuovo quando saremo in cima alla torre. Così potrai rilevare la nostra posizione. Passo. Essere già arrivati. Gli altri? Ok. Lieto di vederti, colonnello. Hai sentito? Ascolta. Cosa diamine è? Mantenete la calma. Guardatevi le spalle, ragazzi. Temo che sarà più dura che nella biblioteca. Attenzione. Siamo circondati da sti cani maledetti. Il mio segnale. Guarda, fuoco a volontà. Ah no, ma con calma, eh. Io ho finito le munizioni però, ragazzi. Ho finito le munizioni. Oh mamma. Demoni! Otto giorni prima. Ah, ok. La vita nelle gallerie non era facile. Ma ormai quella era la nostra casa. C'era qualcosa di confortante nella routine, nel vedere le stesse persone giorno dopo giorno. Ma dopo l'intensificarsi degli attacchi dei mutanti, la stazione era in preda alla paura. Avevo 20 anni e non immaginavo cosa sarebbe accaduto il mattino in cui Hunter, l'amico del mio patrigno, arrivò alla barricata. Ok, quindi quella era una scena del futuro, quindi... Torniamo un po' indietro nel tempo. 8 mesi. Sì, ciao. 8 giorni prima. Ah, era una foto. Ok, e tutti questi posticini che cosa sarebbero? Oh, Venezia. Bello. Ok. Artyom, sei sveglio finalmente. Hunter sta arrivando con notizie dalle altre stazioni. Andiamo.
Spegniamo un po' la luce. Anche questa? No, questa no. Vedo un cazzo. Ok, siamo in una baracca. Andiamo, Artyom. Arrivo, arrivo. Porci, malattia. Ne ho passate di peggio e non ho intenzione di... Salve, Artyom. Sì, Nikolai? La stazione non potrà resistere ancora per molto agli attacchi. Dobbiamo fare qualcosa. Cos'altro possiamo fare? Aspettiamo di sentire cosa ci dirà Hunter. Sergei, avete visto il mio Sergei? Salve, Artyom. Un'altra pattuglia è stata attaccata. Mammina, dobbiamo aspettare. Capisco. Molto. Andiamo, Artyom. E di Alexei si sa nulla. Era all'avamposto. Pieter! Lascialo stare, è ferito. Alexei, oh. Sei tu. Qualcuno l'ha visto. Il capitano ha detto che stava bene. Spero sia. Vieni, Alex. Salve, Artyom. Stavi bene. Ok, seguiamo il tizio. Non ci sono stati molti miglioramenti. Due sono morti stamattina. I tetri non uccidono subito, ma danneggiano la mente delle loro vittime. E questa prima o poi le porta alla morte. Non ce la faccio. Cosa diavolo? Chi sarà mai? È Hunter. I mutanti non bussano prima di entrare. Apri quella dannata porta! Benvenuto all'Expo, Hunter! Che grazie. Cosa ci porta? Ora chiudi la porta. Di bello. Un pezzo che non ci si vede, Hunter. Lieto di rivederti, Alex. Salve, Artyom. Allora, Hunter, che sta succedendo nel mondo esterno? Non molto. Più che altro si sente parlare dell'Expo e dei non morti che infestano le vostre gallerie. Artyom, ho incontrato un tizio che vendeva vecchie cartoline di New York. Ho pensato alla tua parete. Questi non sono i soliti mutanti. Sono diversi. E di gran lunga peggiori. Tetri. Beh, qualunque cosa siano, il mio ordine ha un motto. Se è ostile, ammazzalo. I tetri non uccidono. Nel condotto di aerazione principale. Stanno arrivando dall'alto. Mancava solo questo. Ci sono dei feriti dietro questa parete. Arrivano i mutanti. Il tuo gruppo nelle gallerie. Alex, dobbiamo restare qui e difendere l'atrio. Presto, Artyom, procurati un'arma. Dove cazzo la prendo l'arma? Prendi un'arma, Artyom. Ma controlliamo un attimo il menu. Allora, ti prendi giù preferire. Preferenza, ok. Predizione, non si erano mai allenati tanto nella stazione. Bell'ospedale, sentono l'odore del sangue. Sì, ma con un pugnale, che cazzo ci devo fare? Attenzione, qua c'è un'arma. Thank you.
attenzione. Artyom, stai bene? Ma certo, è un cecchino coi fiocchi il ragazzo. Magari. Niente tetri qui, solo la solita feccia delle gallerie. Anche se non li vedi, i tetri sono qui. La loro arma è la paura, è questo che ha fatto fuggire i Nosalis attraverso le gallerie come topi. I tetri non sono dei semplici mutanti, sono i nuovi homines, il passo successivo nell'evoluzione. Hai mai sentito parlare della guerra per la sopravvivenza? Ho una notizia per te. L'abbiamo persa. Che ti prende, Alex? Se volete andare al macello come pecore, accomodatevi pure. Io difenderò la mia vita con le unghie e con i denti. E trascinerò all'inferno con me parecchi di quei tuoi nuovi homines. Pensi di essere in un vecchio film, cowboy? Guardati intorno, Hunter. 10 soldati addestrati al combattimento, fatti a pezzi con la mente distrutta. I tetri hanno distrutto il posto di guardia esterno! Accidenti! Lo sa il diavolo cosa sta succedendo là fuori, oltre il perimetro. Devo andare in ricognizione. Ascoltami bene, Artyom. Se non sarò di ritorno entro domattina, vai alla stazione di Polis e cerca un tale di nome Miller. Spiegagli quello che mi è successo e raccontagli cosa sta accadendo nelle gallerie settentrionali. Mostra questo a Miller, così saprà che ti mando io. Adesso è tutto nelle tue mani, Artyom. Non deludermi. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminarla, è chiaro? Capitolo 1. Si parte. Hunter non tornò. Non sarebbe stato facile trovare una scusa per lasciare la stazione e andare fino a Polis, ma avevo dato la mia parola. Venni a sapere che la carovana sarebbe partita alla volta di riga l'indomani e che aveva bisogno di guardie. Mi offrii volontario. Era ora! Te la sei presa comoda come al solito! Prendi la tua roba e vai al binario. Gli altri ci stanno aspettando. Ci vediamo lì. E cerca di non scordarti nulla, Artyom. Hai appena acquisito delle cartucce di grado militare. Se ti sei perso, vuoi sapere qual è il tuo prossimo obiettivo, premi back per aprire il diario. Ok. LT per usare l'accendino. RT, ok. Quindi questo sarebbe la guida. Andare alla Polis e trovare il Ranger Miller. Descrivere la situazione all'Expo. Carovana, equipaggiarsi presso l'armeria della stazione. Ok. Ok. Mi dispiace, Artyom. Questa parte della stazione è temporaneamente isolata. Come hai trovato quel disco? Sono stufa mangia. Che ne dici di... Non c'è altro che sporco. Sporco dappertutto. Piccola, la se gente mia moglie sporca, cucinasse come te, senti chi parla. Molto presto, qui alla stazione... Riuniremo un'assemblea per ratificare l'alleanza. Avevo detto di non riga. In base a questo accordo, doverti cercare dappertutto. Quel tizio mi sembra conoscere. Nel mondo di Metro troverai dei punti di scambio che vendono armi e altri oggetti. Le cartucce di calibro 5.45,
di grado militare prodotte prima dell'esplosione sono utilizzate come moneta di scambio. Più pulite e lucide delle cartucce sporche prodotte dagli abitanti della metro sono facili da riconoscere e più efficaci. Negli espositi chioschi potrai inoltre scambiare munizioni di grado militare con grandi quantità di cartucce sporche. Vieni a dare un'occhiata. Ehi, andiamo! E c'è la vita, una vita bella attiva qua dentro. Dov'è il tuo equipaggiamento, Artyom? Va all'armeria e prendi quello che ti serve. Ciao, Artyom. Salve, Artyom. Hai bisogno di armi? Certo, amico. Diamo un'occhiata. Mitragliatrice calibro 5.45, prodotta nell'armeria. È poco precisa e quando si surriscalda brucia come l'inferno. Per questo la chiamano bastarda. Spara raffiche brevi, Artyom. Prendi anche delle munizioni. Ecco un caricatore universale per la batteria. E infine una maschera antigas. Indossala se attraverso kit di pronto soccorso dell'esercito, se serve. Prendiamo tutto, prendiamo. Ok, hai tutto quello che ti serve, amico mio. Prova l'arma nel mio poligono di tiro. Vabbè, dai. Facciamo che sappiamo già usarla, perdiamo tempo. Pensi che un giorno riusciremo a tornare su? Ciao, Arthur. Ok. Artyom! Qui, Artyom! Fa presto! Salve! Allora sei pronto a partire? Certo, sei pronto? Certo. Andiamo allora. Andiamo, andiamo. Tu mettiti lì, Artyom. E tu siediti qui, Eugene. Dimenticato nulla? Hai preso l'equipaggiamento? Allora andiamo. Ehi ragazzi, siete diretti a riga? Sì. Me lo date un passaggio? Certo, ma in cambio dovrei aiutarci a tirare la leva. Non c'è problema. Andiamo allora. A bordo, a bordo. D'accordo allora. Buona fortuna a quelli che restano a casa e anche a noi. Che Dio se la mandi buona. Allora, sei pronto a cambiare aria finalmente? Artyom, finalmente libero! Beh, almeno finché dura il viaggio. Sarà divertente e sarà pure pericoloso. Meglio ancora, giusto? Vediamo. Partiamo per riga. Inseguimento. Per la prima volta lasciavo la mia stazione e la sicurezza che offriva. Mi preoccupava aver nascosto la verità al mio patrigno. Non gli avevo detto che non sarei tornato dritto a casa da riga. Ma Hunter contava su di me. Allora, da dove andare alla polis e trovare Ranger e Miller. Sto facendo il giro dei miei fornitori. Devi aver visto un sacco di posti allora. Sì, via, via, via. Il mercato è proprio accanto a riga ed è una stazione grande. Andavo regolarmente a polis, ma ultimamente per arrivarci devi avere una gran fortuna. Può essere membro mi dell'ANSA. Mi piacerebbe fare un giro su quel terreno. L'ANSA ha agganci nell'intera rete della metropolitana e controlla parecchie stazioni. Ma non vede di buon occhio i forestieri. E se non è l'ANSA a crearti problemi, devi vedertela con i rossi, gli imperialisti o i normali banditi. E ultimamente questi tizi ci stanno proprio dando dentro. Quando non combattono contro gli estranei, si scannano tra di loro. Ah, questo marchingegno serve per caricare la torcia? Ho capito. Che succede, Peter? Una carovana militare è rimasta bloccata nei pressi della Alexeyevskaya. È crollato un tunnel o qualche stronzata del genere. Dobbiamo usare la galleria di servizio per attirare la Alexeyevskaya. Cazzo, io la odio questa galleria. D'accordo, Peter. Apri la porta. Non ha senso restare bloccati qui per sempre. Perché? Cos'ha di strano? Come cazzo lo tolgo, sto roba? Beh, è una galleria normale, forse meno illuminata delle altre.
Ci sono passato l'altro mese. Beh, non mi piace, questo è tutto. Fate buon viaggio. Siamo armati, dovremmo farcela senza troppi problemi. Speriamo. Attenzione qua, la metropolitana. Cos'è che mi mira rosso? Mal di testa da impazzire. Che cavolo è? Dopo. Se mi aiutate a spingere la mia casa, arriveremo prima. Ok, Eugene, va a dargli una mano. Dobbiamo muoverci più in fretta qui. Tu guardaci le spalle, Artyom. Certo! Arriveremo a riga in men che non si dica. Dobbiamo uscire da qui al più presto. Quando ci sono loro, questo posto fa paura. E poi mi fanno tanta pena. Loro? Loro chi? Non li senti piangere. Come sarebbe loro? Di cosa stai parlando? Di cosa diavolo va blaterando, Boris? Boris? Boris! Ehi, cosa... cosa mi sta succedendo? La mia testa. Artyom, che succede? Cavolo, succede? Qui! Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminarla, è chiaro? Cos'è sta roba? Sei un alieno. Cosa diavolo sta succedendo? Merda! Ragazzi, per l'amor di Dio, ragazzi, svegliatevi! Boris, sono tutti svenuti. Boris, svegliati, Boris! Ma è inutile! Che cazzo? Oh merda! Sparati tutti! Aspetta, è lenta come la morte, carica. Avanti! Prossimo. Risparmia le munizioni! Aiuto! Sta facendo la pelle qua. Uno è morto già. Salvami! Artyom, sta per prendermi! Artyom! Cosa diavolo è successo qui? Thank you.
Vabbè ragazzi, dai, il video finisce qua. Commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. E vaffanculo a sto cazzo. E ci vediamo al prossimo gameplay di Metro 2033. Se sopravviviamo magari. Ragazzi, al prossimo